Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. E Buon pomeriggio, grazie dell'invito. dunque vorrei subitissimo partire con un commento appunto di questo incontro e se appunto secondo te, visto che tutti seguiamo insomma il tuo dibattito su Twitter, dunque tu dici che i due paesi si trovano in difficoltà, se vogliamo dirla anche, ci sono delle pressioni inflazionistiche a rialzo piuttosto importanti negli Stati Uniti, lo abbiamo visto anche settimana scorsa. Potrebbe cambiare in qualche modo, come dire, il landscape a livello di dazi, cioè potrebbe esserci un'America un po' più friendly sotto questo punto di vista? Ma io penso di sì. Noi sappiamo che ormai da parecchi anni l'approccio geostrategico americano nei confronti della Cina è mutato in maniera drastica. Chi pensava che fosse solamente una idea di Trump, quella di adottare un approccio di contrapposizione nei confronti della Cina, poi si è ricreduto con l'amministrazione Biden. Il problema poi però sta sorgendo sul fronte, come tu giustamente evidenziavi, sul fronte macroeconomico, nel senso che anche se l'attuale amministrazione americana lo nega, adducendo gli attuali spike inflazionistici solamente a problemi legati alla logistica, che come dire, riguarda solamente un aspetto del problema, ma non tutto il problema. La grande adesso necessità di Biden è quella di raffreddare appunto l'inflazione. Questa è un suo grande, a mio avviso, cruccio che sta già pagando negativamente perché la sconfitta dei democratici alle elezioni nello stato della Virginia rappresenta un primo campanello di allarme. Il tasso di gradimento del presidente sta crollando e quindi, fondamentalmente noi stiamo già registrando un forte calo dei redditi reali negli Stati Uniti, proprio in ragione del forte pressioni di carattere inflazionistico. Quindi Biden ha, secondo me, necessità di aumentare fondamentalmente l'offerta di beni che arrivano dall'estero al fine di aumentarne la disponibilità nel mercato americano e sfiammare il rialzo dei prezzi. Abbiamo già avuto una prima indicazione con la riforma della Section 232 tra Stati Uniti e Unione Europea, dando il via a un maggior afflusso di acciaio dall'Europa verso gli Stati Uniti, proprio per raffreddarne il prezzo dell'acciaio che in America è arrivato quasi a 2.000 dollari a tonnellata, e probabilmente con la Cina adesso l'obiettivo è simile, quindi arrivare a una sorta di distensione sul fronte commerciale con Pechino al fine di ridurre, se non addirittura eliminare, su quello sono magari più scettico, ma comunque ridurre i dazi commerciali americani nei confronti di alcuni beni cinesi. Io credo anche probabilmente quei beni che ricoprono all'interno del nuovo piano infrastrutturale e di quello relativo al Build Back Better ricoprono un ruolo importante. Ecco, quindi c'è questo aspetto qui, secondo me, di grande emergenza tattica da parte di Biden che deve essere superato. E sul fronte però cinese non dimentichiamo che la situazione non è certamente migliore, nel Eh senso che sì. l'economia cinese si sta avvitando verso il basso, malgrado i dati di ottobre sulla produzione industriale siano stati buoni, però fondamentalmente mascherano un avvitamento del comparto immobiliare che risente fortemente dell'effetto Evergrande e tra l'altro il forte rafforzamento del dollaro a cui stiamo assistendo in questi giorni non è solo esclusivamente la crescente aspettativa di una Fed più restrittiva nei prossimi mesi, ma è soprattutto il rallentamento dell'economia mondiale a cui stiamo assistendo, in particolare quella cinese a cui stiamo assistendo in quest'ultimi mesi. Quindi, secondo me, c'è una necessità da parte di entrambi di arrivare a un accordo che in qualche maniera appunto stemperi le pressioni inflazionistiche. E non dimentichiamoci che per il momento anche Xi Jinping sta facendo di tutto per far sfiammare i prezzi delle materie prime. Ci sta riuscendo con l'acciaio, è riuscito nel caso dell'acciaio a provocarne
il forte consolidamento verso il basso, c'è riuscito col carbone, materia prima di enorme importanza strategica, la cui impennata aveva provocato tra fine agosto e settembre una crisi energetica in Cina, e quindi c'è anche la volontà da parte di Pechino di arrivare appunto a una fase di raffreddamento. Quindi un compromesso da tutte e due parti sicuramente sarà necessario, in quanto diciamo che la situazione a livello di inflazione è piuttosto importante, non soltanto negli Stati Uniti e anche in Cina, ma anche in Europa inizia ad essere. Poi tra poco vedremo i numeri insieme. Intanto volevo agganciarmi al tuo discorso, perché hai menzionato Build Back Better, che è ovviamente l'ennesimo piano fiscale dell'amministrazione Biden, già stato approvato ieri e già legge da ieri il piano infrastrutturale. Questo è un altro piano e volevo capire come quadrano questi piani da sopra un trilione o mille miliardi di dollari nel medio-lungo termine in termini di inflazione. E cioè, ovvio che nel breve termine questi soldi non impattano immediatamente le pressioni inflazionistiche a rialzo in questo caso, ma nel medio-lungo termine sì. E dunque volevo capire come quadra la politica fiscale di Biden con questi numeri che stiamo vedendo a livello di inflazione sopra il 5%. Ma in realtà l'effetto già lo stiamo in parte vedendo, nel senso che questi piani sono a mio avviso dei piani che nascono da un intento ovviamente di carattere tattico-politico in vista delle elezioni di metà mandato a cui appunto assisteremo il prossimo anno. Negli Stati Uniti c'è la convinzione che si possa anche arrivare a dei fenomeni inflazionistici marcati nel breve termine, pur di arrivare alla piena occupazione. Il punto qual è però? Il punto è che per ragioni di carattere demografico, oltre che per un cambiamento che il Covid ha comportato nella mentalità, nella cultura delle persone, noi avremo sempre più una bassa partecipazione nel mondo del lavoro, cioè che è la grande dinamica a cui stiamo assistendo negli Stati Uniti in questi ultimi mesi, cioè un forte rialzo dei salari che però è accompagnata da un calo della partecipazione nel mercato del lavoro, che sembra un controsenso, ma in realtà è il nuovo paradigma. Quindi, secondo me, il grande errore che sta compiendo questa amministrazione, ma probabilmente anche un errore, diciamo così, voluto in previsione delle elezioni, è quello appunto di pensare che più io metto stimoli nell'economia e più in qualche maniera valorizzo e avvantaggio l'occupazione, cosa che secondo me avverrà in maniera molto più deludente. Il risultato sarà quello di una spike inflazionistico, a mio personale avviso, molto più pesante di quanto l'amministrazione americana stia ammettendo. La Yellen continua a dirci che tutto si aggiusterà nella seconda parte del prossimo anno, in linea con l'aggiustamento delle supply chain, ma le supply chain ormai sono spaccate in maniera strutturale. Potranno in qualche maniera normalizzarsi appena il Covid sarà un ricordo, cosa che al momento io non vedo, anzi stiamo assistendo addirittura a un riaffiorare dei casi. Ma anche se comunque nell'arco del prossimo anno dovesse assistere effettivamente a un alleggerimento della tensione sul fronte sanitario, il danno subito dalle supply chain rimarrà strutturale, anche perché è ragionevole attendersi che fino a fine del prossimo anno, quindi a novembre del prossimo anno, la Cina non muterà il proprio approccio molto restrittivo sul fronte del contenimento della pandemia. Quindi abbiamo una situazione sulle supply chain molto spaccate, abbiamo un'amministrazione che non si rende conto che questa inflazione è anche un'inflazione di domanda, non è solamente un'inflazione di offerta. D'altronde sono stati implementati da parte americana 12 mila miliardi di dollari tra stimoli fiscali e monetari, e quindi è chiaro che c'è anche un aspetto legato ai consumi che preme fortemente al rialzo sui prezzi. Quindi la mia personale scommessa è che la Fed si ritroverà nel corso del prossimo anno in una situazione di grande difficoltà
sul fronte della gestione dell'inflazione e questo potrebbe comportare una reazione di panico da parte della banca centrale americana che possa tradursi in un'azione restrittiva di politica monetaria imprevista. Ed è per questo che io scommetto su un euro-dollaro verso 1,08 il prossimo anno. Non credo che la fase di discesa dell'euro nei confronti del dollaro sia terminata, siamo solo a metà per quello che mi riguarda e quindi la scommessa è questo. L'aspetto interessante però sì. In tutto, e qui poi chiudo, è che malgrado i forti rialzi inflazionistici a cui stiamo assistendo, come dicevi giustamente tu, il tasso di interesse sul decennale americano è all'1,55%. E questa è, a mio avviso, chiara manipolazione da parte della Federal Reserve, che continua a comprare in defessa i suoi 80 miliardi di titoli tra titoli di Stato e obbligazioni, e questo tiene artificialmente basso il tasso di interesse americano. Qual è il risultato di tutto questo? Che di fatto la Banca Centrale Americana ha già attuato il controllo della curva dei rendimenti, di cui parlammo, se tu ti ricordi, l'ultima volta che ci eravamo sentiti, di questa ipotesi, che è un'ipotesi che ancora non è stata formalizzata, ma nei fatti già lo è, tant'è vero che l'oro la settimana scorsa ha violato una lunga fase di consolidamento iniziata nell'estate del 2020, ha rotto un canale di discesa che appunto durava dall'estate del 2020, producendo un segnale di acquisto molto molto importante. Questo perché? Perché gli operatori finanziari iniziano a pensare che le commodity e in particolare i metalli rappresentino ormai l'unico inflation hedge, cioè l'unico strumento in grado di proteggere dalle aspettative inflazionistiche, perché i titoli di Stato hanno perso quella funzione di segnalatore delle pressioni inflazionistiche che storicamente hanno sempre avuto, perché la Fed non può permettersi che i tassi salgano troppo, perché deve gestire un debito pubblico che continua a salire fortemente ed è destinato a salire ulteriormente non appena questi due piani fiscali ulteriori varati dall'amministrazione Trump verranno poi formalizzati. Allora, intanto abbiamo visto oggi anche numeri sull'inflazione italiana piuttosto importanti, del 3% anno su anno e dello 0,7% mese su mese, dunque inizia ad essere importante anche qua in Italia. Queste sono ovviamente le stime dell'Istat, riviste decisamente al rialzo dal 2,9 al 3%, quindi sembrerebbe poco, però in realtà non lo è. Intanto vorrei affrontare un argomento piuttosto importante che riguarda effettivamente il mercato energetico, che è un grande contributor a livello di inflazione, almeno nel breve termine. Oggi la notizia è che la Germania ha sospeso il Nord Stream 2, l'agenzia federale tedesca delle reti ha annunciato proprio la sospensione temporanea del processo di approvazione per il Nord Stream 2, il controverso gasdotto tra Russia e Germania, citando ovviamente l'agenzia tedesca, un ostacolo legale. Di conseguenza abbiamo visto un rialzo dei prezzi, questi sono i prezzi in termini di dollari statunitensi, questa è la quotazione appunto negli States sopra i 5 dollari, British Thermal Unit, e questa invece è la situazione in Europa, il benchmark europeo, il cosiddetto TTF, ecco qua se vogliamo vederlo effettivamente, questo è il grafico giornaliero giusto per capire i movimenti un po' meglio, il TTF quotazione in Olanda ancora rialzo del 10%, era addirittura del 12% qualche ora fa. Volevo capire quanto, come dire, preoccupante questa l'impennata di oggi per quanto concerne il TTF, o è semplicemente, come dire, una reazione alla notizia che di nuovo si tratta comunque di giochi politici, questa volta però tra Germania e la Russia? Ma i fondamentali del gas rimangono strutturalmente rialzisti, quindi la base da cui partire è questo, quindi da un punto di vista anche di trading ogni pretesto è buono per spingere i prezzi al rialzo, tra l'altro prezzi che, come giustamente tu ricordavi, veleggiano adesso a 90 euro a megawattora, il contratto sta crescendo di oltre il 13%, quindi non siamo neanche più così lontani dal record storico toccato il mese scorso. Quindi il mercato dell'energia
si sta stabilizzando su livelli molto più elevati rispetto a quelli dello scorso anno. Solamente faccio un esempio, il prezzo dell'elettricità in Italia ha una media oggi da inizio anno di 107 euro a megawattora, rispetto ai 39 euro a megawattora, che era la media, è stata la media del 2020, quindi siamo quasi il triplo oltre il prezzo medio dello scorso anno, e questo in maniera come dire, automatica avrà un impatto molto forte sull'inflazione, non immediatamente, perché le aziende stanno facendo di tutto per ritardare questa fase di ribaltamento a valle dei prezzi. Sperano in cuor loro che questa situazione sia di natura temporanea e quindi possano mantenere i prezzi di listino invariati rispetto allo scorso anno, o solo minimamente ritoccati, perché c'è la convinzione, c'è la paura, c'è forse anche il pretesto per non farsi applicare poi dai loro fornitori ulteriori rialzi. C'è insomma questa paura che il mercato a valle non sia in grado di assorbire questi rialzi, ma non c'è una grande, a mio avviso non c'è alternativa, nel senso che avremo necessariamente un aumento dei prezzi. Il punto è, secondo me, sul fronte dei salari, perché appunto in America comunque abbiamo avuto un dosaggio di stimoli fiscali molto copioso, molto, molto importante, che offre un buffer di liquidità alle famiglie per assorbire questi rialzi. Stiamo vedendo un forte aumento dei salari negli Stati Uniti, in realtà anche nel Regno Unito. In Europa l'Italia è il fanalino di coda sul fronte dei salari, e Purtroppo al sì. momento purtroppo sì, perché stanno crescendo appena dello 0,7%. Non è che in realtà in Germania le cose vadano molto meglio, perché fondamentalmente è il modello economico europeo che si basa sostanzialmente nel tenere molto bassi i salari per mantenere le esportazioni competitive con il resto del mondo. Il punto è che questo modello andava bene quando il paradigma era completamente diverso, quando non c'era il Covid, quando non c'era la spaccatura delle supply chain, quando non c'era la contrapposizione tra Stati Uniti e Cina, cioè quando era un vecchio mondo fondamentalmente. Oggi che siamo in una situazione completamente diversa, in cui si deve perseguire necessariamente politiche di reshoring, cioè di reindustrializzazione, hai bisogno di una, come dire, di una spesa al consumo interna che ti sostenga, non puoi più basarti esclusivamente sulle esportazioni. Quindi per l'Europa si tratta di una, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sarà costretta a una rimodulazione totale del proprio modello economico, e l'Italia, appunto, sarà importante che adotti quelle politiche che incentivino le imprese a in qualche maniera dare più soldi in tasca ai dipendenti per poter sostenere i consumi. E quindi, a mio avviso, per esempio, un abbattimento drastico del cuneo fiscale è una delle misure imperative che il governo dovrebbe già ottenere per far sì di non gravare troppo sul costo lordo di un'azienda, ma dando più poi potere di acquisto ai dipendenti. Ma in realtà ce ne sarebbero tante di misure. Ma questa è la grande, secondo me, questione strategica dei prossimi anni, cioè come l'Europa riuscirà a trasformare il suo modello economico non più solo basato sulle esportazioni, ma basato anche sui consumi interni. Ultimissima domanda, hai detto una cosa molto importante, molto interessante per quanto concerne ovviamente l'impostazione del gas naturale, stiamo parlando, che rimane su base fondamentale al rialzo. Va lo stesso anche per il petrolio. Oggi abbiamo visto fra le altre cose anche il report di EIA, ovvero l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che diceva appunto che il rapporto tra domanda e offerta sarà più bilanciato nel breve termine, secondo loro, perché appunto gli Stati Uniti potrebbero rilasciare le loro riserve, i cosiddetti stockpiles, le scorte di petrolio. Sei d'accordo o meno? Ma nel brevissimo termine il prezzo può raffreddarsi, il Brent può anche ritestare i 70 dollari, non ne sarei sorpreso, perché deve magari scontare il forte rallentamento dell'economia cinese, deve magari scontare questa ipotesi
di rilascio delle scorte da parte degli Stati Uniti, che avrebbero però un effetto solamente di breve termine. Io spero che gli americani non siano così ingenui da pensare che basti un provvedimento del genere per raffreddare strutturalmente i prezzi, anche perché per la struttura del mercato americano non sono completamente indipendenti sul fronte dell'approvvigionamento per alcune tipologie di petrolio. Quindi, fondamentalmente, secondo me, sarebbe come darsi la zappa sui piedi. Però, ecco, nel breve termine, sicuramente sì, abbiamo degli indicatori sui trasporti che stanno effettivamente mostrando una fase di raffreddamento, ma a mio avviso, qualsiasi calo del prezzo che il petrolio potrà produrre da qui a fine anno, tra l'altro periodo stagionevolmente ribassista per il petrolio, che appunto tra novembre e dicembre generalmente si raffredda sempre, deve rappresentare un'opportunità per ripristinare le posizioni longhe e puntare per un prezzo ben oltre i 100 euro al barile, nel corso della prima parte del 2022. Questa è la mia personale idea. Penso che il mercato strutturalmente rimanga molto, molto teso. Le politiche green, come abbiamo già parlato tante volte, rappresentano il driver più rialzista che il petrolio possa avere, perché disincentivano le imprese a investire in nuova capacità produttiva. Basta solo vedere i piani di investimento annunciati recentemente dalla Shell, che sono tutti rivolti alle wind farm o alla costruzione di colonnine per la ricarica elettrica, e non c'è un piano di nuova capacità produttiva nel petrolio. E quindi solo, ma questa ovviamente è una tendenza che riguarda tutte le major petrolifere, perlomeno quelle occidentali, e quindi con questo genere di premesse faccio veramente fatica a non pensare a un petrolio in grado di poter produrre nuovi importanti rialzi nel corso del prossimo anno. Grazie mille, Gian Claudio Torlizzi, founder e CEO di T Commodity. Grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Grazie, buon lavoro.